benvenuti a questa nuova puntata di Un caffè con Eurodesk, 15 minuti di un buon caffè per raccontare le attività portate avanti dai punti locali della rete su tutto il territorio nazionale. E oggi faremo la nostra pausa caffè con Rosaria e Vincenzo del punto locale Eurodesk e Senia WTP di Salerno. No. Ciao Rosaria, ciao Vincenzo, è un piacere avervi qui con noi. Io partirei subito per non perdere tempo prezioso, quindi lascerei a voi il campo per raccontarci come nasce Essenia WTP e nell'ambito di quale servizio operate. Ciao Laura, ciao a tutti. Noi appunto rappresentiamo Essenia WTP, che è un ente di formazione. Ci troviamo a Salerno, nella regione Campania. Essenia nasce qualche anno fa come ente di formazione accreditato presso la regione Campania e da allora opera nel settore della mobilità transnazionale e della progettazione europea. Quindi da anni gestiamo progetti nell'ambito finanziati dall'Unione Europea che consentono la mobilità per l'apprendimento, quindi progetti di formazione all'estero. Dal 2019 Essenia è un ente accreditato presso il MIUR per la formazione del personale e negli ultimi anni abbiamo ricevuto con le modifiche indette dall'Agenzia Nazionale il label di eccellenza. Siamo stati tra i pochi enti in Italia a ricevere prima la carta della qualità per appunto la qualità dei progetti erogati nell'ambito del programma Erasmus e successivamente, oltre all'accreditamento, il label di eccellenza che dimostra la bontà e la qualità dei progetti erogati a detta appunto di chi prende parte ai nostri progetti. Da quest'anno siamo felici gestori di un progetto nell'ambito di un altro programma, che è il programma ALMA, che prevede anche mobilità all'estero, ma soprattutto dà la possibilità a persone che si trovano in uno stato di inoccupazione o disoccupazione di riformarsi, ricollocarsi e quindi darsi un'altra opportunità. Visto che hai parlato di date importanti, io ricorderei anche ai nostri ascoltatori da quanto voi fate parte della rete Eurodesk. Noi facciamo parte della rete Eurodesk dal 1 marzo 2019, occupandoci della mobilità educativa transnazionale dei giovani e forniamo servizi di informazione, orientamento e progettazione nell'ambito dei programmi europei. So quindi che voi siete impegnati sia nella promozione di opportunità nell'ambito del programma Erasmus+, ma non solo. Esatto, come dicevamo, oltre al programma Erasmus abbiamo quest'anno il programma ALMA e poi siamo attivi con il programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori GOL, che è finanziato sempre dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR. L'avete accennato poco fa, so che si sta avvicinando una scadenza per un'opportunità molto interessante per chi si sta per diplomare, ma anche per chi è in condizione di disoccupazione. Ci volete raccontare qualcosa in più? Certo, allora sul nostro sito e su tutti i nostri canali social è disponibile un bando di selezione che rientra nell'ambito del programma Erasmus+ e si rivolge a tutti coloro che conseguiranno il diploma nel 2024, una qualifica nel 2024, oppure persone che godono dello stato di disoccupazione e che al termine da quando diciamo, sono diventati disoccupati hanno conseguito un corso di formazione. È un progetto che prevede la mobilità all'estero, si assegneranno delle borse di studio per la realizzazione di un tirocinio professionalizzante in aziende estere, in paesi che sono Malta e Spagna, e il bando scade il 25 febbraio, per cui c'è ancora qualche giorno di tempo per valutare la possibilità di poter ottenere questa importante occasione che capita una sola volta nella vita, perché poi il requisito per poter accedere ai nostri bandi scade nel corso dei 12 mesi successivi al conseguimento del titolo e quindi è un'opportunità da cogliere al volo. Il bando è ancora disponibile, per cui come dicevamo c'è un altro po' di tempo e quello che è importante considerare è che queste esperienze all'estero consentono
ai partecipanti un momento di crescita e di acquisizione di competenze da un punto di vista linguistico, perché chiaramente vivere all'estero per un periodo di 6 mesi è una palestra importante per migliorare o imparare una lingua straniera, da un punto di vista professionale, grazie appunto alla realizzazione di un tirocinio nell'ambito di appartenenza, quindi si vanno ad imparare cose legate al percorso di studi, e non da ultimo da un punto di vista personale, in termini di acquisizione di soft skills, ma anche proprio di crescita individuale, da un punto di vista di indipendenza, di autonomia, di capacità di gestirsi da soli all'estero. Il bando indica tutti i servizi che sono inclusi nella borsa di studio, dall'assicurazione, la preparazione, il viaggio, l'alloggio, per cui è un periodo all'estero accompagnato, chiamiamolo così, e la cosa più importante è che appunto i ragazzi, i partecipanti che prenderanno parte a questo progetto avranno dei tutor che li supportano dal momento appunto della partenza fino alla fine, quindi per tutto il percorso, per cui sì, indipendenza e autonomia, ma in un contesto diciamo accompagnato dai tutor della mobilità. Restiamo disponibili laddove ci fossero richieste di informazioni e di approfondimenti. Sì, è assolutamente un'opportunità da non perdere. Tra l'altro, confermatemi se le persone appunto possono trovare maggiori informazioni sui vostri riferimenti che stanno scorrendo qua, sito internet e anche canali social. Sì, ragazzi, cogliete questa opportunità al volo. Allora, io vi farei un'ultima domanda, ma ultima non per importanza sicuramente. Quali sono i vostri progetti per il futuro imminente? E ricordateci anche come possono rimanere aggiornate sui vostri progetti le persone che ci stanno seguendo. Allora, a breve inizieranno le attività del programma ALMA, che darà la possibilità a 20 disoccupati di partecipare ad un progetto di mobilità all'estero, oltre ad un percorso di formazione e orientamento pre-mobilità e post-mobilità. Io vi ringrazio per averci ricordato sia la scadenza importante che quest'ultimo progetto, che comunque di cui trovate tutte le informazioni nei vari riferimenti che vi abbiamo dato. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi, per averci dedicato il vostro tempo, e spero vivamente che le persone che insomma vedranno la nostra puntata colgano queste importanti occasioni di cui ci avete parlato. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata. Sì. E per tutti ci vediamo alla prossima puntata di Un Caffè con Eurodesk. Ciao.